Signori, buonasera. Buonasera al cazzo, buonasera. Se il buongiorno sarete dal mattino, cominciamo a mettere subito l'armatura e l'armetto, perché ci aspetta una stagione difficile, Ci aspetta una stagione difficile, Perché davanti a 67.000 io voglio sapere qual è la scusante stasera, Calcio d'agosto? La seconda rata dei Bardanzi di gennaio, che cos'è? La situazione di Bala per 2 settimane, che cos'è che non ha permesso a questa squadra di avere un briciolo di fantasia per giocare a pallone e per vincere contro una squadra che, per quanto hanno fatto una bella partita, perché tocca a dirlo sportivamente, signori, loro hanno fatto la loro partita, hanno giocato a calcio, occasioni nitide. Al primo tempo, se stavano 2-3-0 per loro, non avevano rubato un cazzo, l'Empoli, ma per vincere con questi che cazzo devi portare? Dimmi, chi tocca portare? È vero che siamo il centrocampo che fa schifo al cazzo, perché gente come Pellegrini, Cristante, Paredes fuori forma, rigore che ho procurato, roba imbarazzante, ma pure davanti non mi sembra che se siano dati da fare, Dybala più spento della candela al verano o a prima porta, su lei che gioca da solo e non gioca con i compagni, Dobbic che sembra uno scatolone e c'ha paura di tirare in porta. Chi tocca comprare per vincere con queste squadre? Perché se cominciamo a porre il problema contro queste squadre, quando domenica prossima vai a Torino con questa Juve qui, che cosa devi pensare? Che cosa devi pensare? Madre di Dio, Cristo, pietà, Signore, pietà, la vergogna, il vomito, l'imbarazzo. E mo non mi attacca le defezioni della squadra, siamo completi, andiamo a fare il mercato, questo è tutto vero, ma mo mi volete star di veramente, voi mi volete convincere che davanti a 67.000 persone una coreografia magica, tu mi stai a dire che i problemi sul mercato e la situazione difficile, ma che questi ci cavano con Cacace, Cacace che giocava con 1000 sciro a palla a volo, Cacace, Fazzini sciamurato, si sciamurato, fa sorbacchene che gli abbiamo dato noi, ma questi cocchi girano pure, palla a terra, e fanno calcio. Noi proprio sconclusionati, privi di idee, non sapevano che fasce col pallone, ma che se siamo impazziti? Qui c'è da rimboccarsi le maniche subito, testa bassa, altro che di ridere le sue e giù, la società deve far suo. Ma ripeto, non accetto davanti a sto pubblico e contro l'Empoli in casa, amici miei, non accetto roba del genere, non accetto, mi dispiace. Dite quello che cazzo mi pare, giustificate l'acqua, mi pare, carcere agosto, faceva callo, umidità, non tirava vento, e il sudore che te scende a chicchi, ma di che cazzo stava a parlare, ma di che figura, ma che figura di merda abbiamo fatto, O sapete gli unici due giocatori che ti hanno dato verve e gamba al secondo tempo? Chi sono stati che hanno fatto una partita, da quando sono entrati alla fine hanno fatto una partita sul primo, sai chi è stato? E il primo è Bardanzi, ma ancora prima del Bardanzi è il Dorsomurodov, che è entrato con la voglia giusta, la grinta giusta, un giocatore che non ha mai fatto un fiato o se sbatte a provare a destra e manca, entra con la professionalità, con la voglia giusta, e al primo pallone fa gol. Ragazzi, ma se devo stare così, io voglio 1000 Sciomurodov, professionalità, grinta, voglia, combatteva, rincorreva appresso a tutti, ma di che cazzo stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare, Ma non scherziamo mai, Ma avete visto come struciavano le gambe? Sapevano che fascia col pallone, Ancora che ti stamattina, ancora che volevamo trovare i più scusanti. Ma qui ci sono giustificazioni manco per De Rossi, Perché la partita l'ha preparata lui in settimana, Caso Dybala non caso Dybala. La partita l'ha preparata lui, i giocatori è vero vanno a campo, ma chi te ci manda a campo? Chi prepara le partite? Stasera salvo manco De Rossi, Imbarazzanti e guardabili, Tu partire in punto, Cagliari, Empoli, squadre che lottano per la Serie B, un punto in due partite, ma non giochiamo mai.
Ma di che mi stiamo a fare? Ma di che volevo parlare? Ma come si presentava a Torino con la Juve? Oh? Con punto! Dovevi andare lì con 6 punti e te ci presenti con punto solo! Che imbarazzo! Ripeto, se il buongiorno si vede dal mattino, amici miei, armamose di santa pazienza, famose subito la terapia al fegato e al culo, perché qui ferma da stagione lunga e tortuosa, eh! Tocca ad essere una svegliata, De Rossi, a squadra tutti! Tocca ad essere una svegliata perché è concepibile! Ma sarà Dio, ma gli ultimi sono arrivati da poco, hanno fatto la preparazione, regà, in casa, davanti a 67.000, con l'Empoli, ci stanno cazzi, come giochi devi vincere, punto, finito, a casa tutti. Invece abbiamo assistito come hai lasciato l'anno scorso, perché Empoli-Roma 2-1 per loro, quest'anno Roma-Empoli 1-2 per loro. Hai lasciato così, speriamo che pure le rate siano finite dei bardanzi, perché la prima pagata all'ultima del ritorno dell'anno scorso, ma fatta pure questa, capito? Sarà colpa la rata dei bardanzi. Madre di Dio, ma come cazzo si fa? Che minuto stiamo già? Io già l'ho 6 minuti e 15. Mamma mia, a me cominciate a chiedere il migliore campo, e il migliore campo sai chi è stato? Lo sapete? De campo proprio te dico Shomurodov, de campo proprio te dico Eldor Shomurodov. E poi i tifosi, perché siamo veramente invalicabili, immancabili. 67.000 una cornice di Cristo che si aspettava tutt'altro alla prima all'Olimpia, invece abbiamo trovato una squadra imbarazzante. Giocatori imbarazzanti e una squadra imbarazzante. Come cazzo siamo messi, santo Dio! Mamma mia ragazzi! Quanto lavoro c'è da fare tra campo e societario col mercato, quanto lavoro c'è da fare, madre di Dio. Ma va morbo più, basta, mi sono rotto il cazzo, sto avvelenato, lasciatemi perdere, sto avvelenato. Se siete d'accordo con me, lasciate un bel pollicione, i commenti tanti li leggo sempre tutti, imbarazzo totale. E se vi interessa, fra un po', quando arrivo a casa, che sto ancora attorno a casa dallo stadio, live sulla chat viola. Se comunque vada, sola la maglia, sempre risultato. Sì, sempre risultato. Sola la maglia, sempre Forza Roma. Per come me lo del culo, mi sono pure impicciato. Forza Roma, ragazzi.